oggi è il giorno di Nichi Vendola, con il rinvio a giudizio per concussione alla camera gravata, una questione che noi abbiamo fatto vedere in Twitch. Scusate. Abbiamo con noi, non avevamo ancora. Finalmente ho trovato un lavoro, ragazzi. Pinocchio. Cioè, a me è una cosa che mi fa veramente girare i coglioni, scusate, no? Che noi, due settimane fa parlavamo della campagna di De Luca, adesso parliamo di Crocetta, quando sappiamo tutti che sono una massa di infami, tutti quanti, non se ne salva nessuno, secondo me. L'abbiamo visti sul campo, tutti quanti hanno beccato la destra, il centro, la sinistra, la Lega, parliamo sempre della stessa cosa. E naturalmente è come una palla che rotola, giustamente dobbiamo andare avanti, no? Pino, ma quando cambierà qualcosa? Quando hai maturato queste tue convinzioni? Tu sei sulla scena italiana? Io sono sulla scena con quelli veri, quelli che una volta facevano le cose serie, dal 69. Esatto. Ecco, hai capito? Quando l'hai visto il peggioramento della politica italiana? Il peggioramento quello evidente, proprio quello che hanno visto tutti, proprio lo sto vedendo da 20 anni a questa parte. Senti, ma tu nasci e hai fatto l'operaio? Io nasco da un paesino in provincia di Napoli che si chiama Monte di Procida. Ma tu qua già hai fatto l'operaio? Ho fatto l'operaio per 35 anni. E eri di sinistra? Sempre stato di sinistra. Ma già lì in fabbrica io vedevo, perché il problema non è la politica, la musica, il problema siamo noi, gli esseri umani, che siamo una massa di merde, tutti corruttibili. Quello è il problema, naturalmente non sto parlando dei presenti, non lo so. Vedevo anche in fabbrica, io siccome lo sai facevo parte sempre del consiglio di fabbrica, sempre a rompere i coglioni, come al solito. Quando c'era da scioperare per 10.000 lire in più di stipendio, che si parlava di lire, tutti scioperavano. Quando stavano chiudendo la fabbrica, quella di fronte, a me che me ne fotte. Ma coglione, a parte che sei uno stronzo prima. Secondo, non capisci che se stanno chiudendo quella fabbrica domani chiudono te. E questo è il problema, sono gli esseri umani, non ce la fai. Gente che ancora, cioè Berlusconi è ancora lì. Leggevo adesso ad Alema che dice che bisogna abbassare le tasse prima ai poveri, ma vaffanculo, va! Mario, c'è sempre stato. Mario, in attesa di altri commenti di Pino, ci fai disculpa sulla giornata, così Pino si incarterà ancora di più. Come pensi che andrà a finire questa riforma del lavoro? Guarda, dall'alto della mia ignoranza, io sono un po' estremo, io penso che la Grecia ha avuto questa grande occasione di far partire questa rivoluzione, dopo di loro noi saremmo stati i primi, ci saremmo attaccati sicuro, e abbiamo perso una grande occasione secondo me. Prima, per questa la storia della riforma del lavoro, io penso che potrà andare solo sempre peggio, e così di come siamo messi adesso. In questo credo che siamo tutti d'accordo, da questo punto di vista. Cioè io quando cercavo lavoro negli anni 70, finito il militare, prendevi un giornale, c'era gente che diceva in fabbrica, no, io in fabbrica non ci vado. Cioè adesso per trovare un posto fisso in fabbrica devi essere il figlio del Papa. E poi il posto non è fisso perché sei licenziabile. Sicuramente. Sei licenziabile sempre. Io ho mio figlio che 2 settimane è a casa. C'è un lavoro che lo chiamano la sera, fa l'operaio per fare, un altro suo mare, non ha voluto studiare. E va sempre a fine, solo a quello penso. E lo chiamano alla sera per dire se deve andare il giorno dopo, dai, ma si può. Sì, alla sera dicono no, domani non venire perché c'è poco lavoro, cioè ti rendi conto, adesso è 2 settimane di a casa. E questo è milanese come la mamma, non è come il padre, cioè questo è proprio quando non deve lavorare si stressa. E poi questo ragazzino si era calato la terza pastiglia, era la terza che si calava giù. Ma dico io, non è anche una questione di cultura, una questione di no, cioè, esatto, ci sono modi e modi. Cioè lo Stato non dovrebbe fare prevenzione, invece di fare i programmi di quella della De Filippo lì del cazzo, dovrebbe fare dei programmi. Dovrebbero fare dei programmi dove c'è uno, come dicevi tu, le trovi sul tavolo e ti fa vedere come è conciato quello stronzo lì che si è fatto per tutta la vita, hai capito? Così bisogna farli spaventare, invece. Quell'altro lì, sesso, droga, rock and roll, tutte queste stronzate, ma se non te le sai gestire, statene a casa. Poi ognuno ha la sua vita, può fare quello che può, basta
basta non rompere i coglioni agli altri, per carità. No, io vorrei fare allora il suo servizio. Se ragazzi, ma scusate, ma l'avete visto in faccia questo qua? Sì. Ma c'è bisogno che parla. Concetto. Ma c'è bisogno che parla questo qua per dire chi è nella vita. Cioè, io non lo so. Guarda. No, allora... La droga giornaliera per i tossici, cos'è? Il fumo, la cocaina. Beh, invece queste passive, questa roba devi uscire, no? E in discoteca, quello di lì, insomma, discoteche locali, insomma. Però il distruttore di questi ragazzini, io alla loro età pensavo solo a trombare, questi se non si ubriacano e non si fanno, non riescono a divertirsi. Un pezzo sicuramente per ricordare Amy Winehouse, sono 4 anni della scomparsa. Pino, anzi, ti coinvolgo anche in questo caso. Un genio, perché ne nascono pochi di geni così, un genio che ha buttato la vita nel cesso proprio. Sempre per stare proprio nell'argomento, purtroppo, in maniera perfetta. Purtroppo. A proposito di Winehouse, però, tu hai sempre delle parole, insomma, nel mondo della musica c'è molto buonismo, quindi tra artisti ci si vuole tutti bene, molto bravi. Poi quando si girano, se lo piccolo nel culo uno con l'altro. E che appunto, il panorama musicale contemporaneo, chi ti piace? C'è qualcuno che ti piace, che ti sta? Beh, parlando di Amy Winehouse, cioè, di quei geni lì ne nascono pochi, purtroppo. Ma in Italia? C'è qualcuno in Italia, che non sapeva musica in Italia, valida? Non so, Jovanotti? Uno che... per citare proprio... c'è uno che rispetto tanto, ho fatto anche un video con lui, si chiama Michele Caparezza. Lui, a parte che come essere umano, io a proposito, cioè io approfitto e mi butto dentro. Vai. Io ho un progetto per i bambini in Centro America, rainbowprojects.it. Ok. Va bene, appena ho fatto un ospedale, quei soldi che raccolgo io da solo, perché ho fatto parte di altri progetti, ho visto che rubano tutti, una massa di merda, tutti quanti. E Michele, quando lo chiamo che faccio i concerti, viene sempre. Caparezza per me è artisticamente sia come uomo. Che ne so io. Ligabue? Questi sono nati tutti come quelli di sinistra, no? Perché era di moda, suonavano. Ma sapete cos'hanno di sinistra questi? La mano con cui si fanno le seghe. Cioè, ecco. Basta. Ok, bellissimo, grazie. Della sinistra. Ormai non so più niente perché ormai... Insomma, questa è la domanda che nessuno ha fatto. Ragazzi, io l'ho conosciuto, ho suonato 2 pezzi da Torino, ci ho mangiato con lui. Berlinguer era come Falcone, come Borsellino. Questi ci credevano, ragazzi. La sinistra è morta con lui proprio. Tutto il resto, come diceva Garifano, è noia. Fate un pezzo su ste merde che riempiono gli stadi e che non si espongono mai. Ma chi? Facile tutti, Ligabue, Vasco Rò, tutti. Ma tu, tutti. Non se ne salva uno? Non si espone nessuno. Ma perché dovrebbe? C'hanno milioni di fan, perché? Perché hai il dovere di dire a sti ragazzini che gli stanno fottendo la vita. Hai il sacrosanto dovere di dire a sti ragazzini che gli stanno fottendo non solo con la politica, ma anche con le droghe. Hai il dovere di questi canti, io non ho mai capito che cazzo cantano questi quando cantano, io non ho mai capito cosa dicono, qual è il messaggio. Cioè, ascoltate i miei testi, io sarò anche tamarro, però io penso che deve essere invece una cosa diretta, cuore, se no non arrivi, e allora, tanto poi ormai i soldi ne ce li hanno, che paura hanno, capito? Non lo fa nessuno, c'è qualcuno che lo fa, pochi, ma lo fanno. Però non li conosce nessuno, questa gente qua, naturalmente, perché la gente vuole amore, 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 amore su sto cazzo, amore. Ecco qua. Come dice Pino Scotto, l'amore sono 10 minuti di goduria e 100 anni di scassamento di coglioni. Bene. Aforismi straordinari. Tu sei divorziato, separato? Sono sposato, sai. Ah, sì. Ma come? Lo dici, però ma come? Sono sposato. Ma sempre guarda, e come la vede? Una volta, basta una volta. Basta. Rainbow Project. Ci fai da tramite, ci spieghi. C'è tutto quello che abbiamo fatto in Belize, in Cambogia, e adesso abbiamo raccolto altri 15.000 euro. Faremo, siccome in Cambogia abbiamo fatto due piccole fabbriche di sapone, dove diamo il lavoro alle donne sperando che non mandano i bambini a prostituirsi, bambini parlo, E adesso useremo questi soldi ancora a fine settembre per farne un'altra ancora.
E con me c'è questa dottoressa che si chiama Caterina Vetro, che è una psicologa giovanissima, che lei è quella che va sul campo, non prende un euro, non prende una lira, questo ve lo posso garantire. Poi noi, siccome io ho fatto parte di altri progetti, noi non siamo una ONLUS, siamo un progetto, abbiamo fatto in modo di appoggiarci a una ONLUS di Milano che si chiama SMOM, c'è scritto tutto, che sono dentisti che vanno a curare i denti dei bambini in tutto il mondo. Mettiamo che tu adesso che vuoi farmi una donazione come giornale, dico, io gli dico va bene, però vai sul sito, mandi i soldi alla SMOM, la SMOM domani ti manda la certificazione che tu, il fiscale che tu hai donato, e Caterina quando parte gli danno una carta di credito dei nostri soldi e lei quando torna deve portare tutte le giustificazioni di tutto quello che ha speso. Esattamente come i parlamentari. Uguale, gruppi regionali. Ma no, uguale per dire, anche gli altri progetti, quando fanno il Teleton, il Teleminchia, quelle robe lì, no? Abbiamo raccolto, sì, abbiamo raccolto, ok, ma fai un altro programma dopo un mese e dimmi dove cazzo sono andati questi soldi, hai capito? Invece sono tutti uguali. Grazie a Pino Scotto, c'è anche grazie a tutti voi per avermi mostrato. Cos'è questo libro? Potete leggere? L'invito all'amore libero. No, no, contentevi tutti nel senso che sono arrivato a 66 anni e andare tutti a fare il culo. Ora lo puoi dire. Ho sempre vissuto da uomo libero, continuo a prendere. Ufficio marketing, diciamo, che ho questo titolo. Contentevi tutti e usate la mano sinistra. Grazie. Come quella di Jovanotti, uguale. E di Ligabue. Sì, è un po' di un altro. Ci vediamo settimana prossima. Grazie.